allo spazio Camera di Commercio con Elena Massarenti e Kezia Barbuio, a cui facciamo il benvenuto. Si parla di CIA, agricoltori delle Alpi, e nello specifico siete responsabile progetti e sviluppo, responsabile formazione, ho detto bene? E allora, cominciamo proprio da saperi e sapori, gli agri-chef, protagonisti di buone competenze. Allora parliamone, di che cosa si tratta? Buongiorno, si tratta di un progetto che ha, come dire, avuto origine attraverso la partecipazione di CIA a un protocollo di collaborazione per il PCTO con la Camera di Commercio, e con questa attività di collaborazione siamo arrivati a far arrivare a collaborare le imprese con le scuole. Il progetto ha previsto proprio la partecipazione dei ragazzi della scuola a contatto con gli agri-chef, che sono i cuochi contadini delle aziende agrituristiche. Ma non solo, perché abbiamo anche un progetto Erasmus per esperienze formative green, quindi qui entriamo nell'ambito dell'Unione Europea. Assolutamente, ne abbiamo due, un progetto che si è appena concluso recentemente, che si chiama Up Farming, che ha come tema quello della valutazione della sostenibilità degli allevamenti zootecnici, e un altro progetto che invece ha il tema della comunità rurale come comunità educante, e quindi della possibilità di far interagire giovani e aziende agricole per imparare in qualche modo ad essere anche educatori rispetto a quello che possiamo fare per proteggere il nostro ambiente. Ecco, quello degli agri-chef è un tema sempre più d'attualità. Vabbè, che gli chef siano tornati in auge lo sappiamo bene, è la palissiano, però intanto agri-chef, soprattutto in un concetto, diciamo così, competenze, formativo, cioè qualcosa di particolarmente attivo per le imprese e per il territorio, ecco, credo che questo sia il tema più importante. Sicuramente, perché diciamo siamo partiti da un'analisi di un fabbisogno, nel senso che molte aziende agrituristiche hanno in cucina il titolare stesso dell'agriturismo piuttosto che il coadiuvante, ma quando sono un po' più strutturate e necessitano di un cuoco in cucina, possedere, diciamo, la competenza di un cuoco di questo tipo che sappia tramandare diciamo il sapere rurale, anche quello che porta con sé il patrimonio delle conoscenze agricole, non è così scontate. Quindi riuscire ad avere una formazione sulla futura manodopera specializzata in quest'ambito è essenziale, importantissimo. Siamo stati abituati, a proposito di, come dire, formazione che sia concreta, che sia il più operativa possibile, a conoscere un Erasmus studentesco, diciamo, classico delle università. Qui si parla di un Erasmus decisamente più pratico. Assolutamente, intanto ci muoviamo nell'ambito del programma cooperazione su piccola scala, quindi abbiamo creato un partenariato, per esempio nel progetto Up Farming, con una nostra associazione omologa spagnola in Galizia, a Santiago di Compostela, e abbiamo creato un piccolo percorso formativo per un gruppo di giovani partecipanti che avessero comunque un background scolastico abbastanza in linea con quello che saremmo andati ad affrontare in termini formativi. Quindi parliamo di periti agrari o laureati, laureandi in scienze agrarie, oppure di giovani allevatori, perché poi la formazione, il clou della formazione è stata una settimana realizzata da docenti del DISAFA, quindi di scienze agrarie dell'Università di Torino, in cui hanno affrontato il tema della sostenibilità intesa a 360 gradi, perché l'obiettivo era quello di individuare degli indicatori che potessero essere utilizzati dalle aziende agricole per autovalutare il proprio livello di sostenibilità economico, ambientale e sociale. Riteniamo che manchi comunque una figura intermedia tra l'agricoltore che continua, o l'allevatore che continua a fare il suo lavoro, e invece il consumatore finale, che magari sente molte informazioni prese dal web, dalla televisione, che qualche volta sono anche fake news. L'allevatore o l'agricoltore ha gli elementi per poter informare e controbattere alcune informazioni, ma spesso magari non ha le competenze comunicative. I giovani sappiamo che invece sono decisamente più abili, no, nel utilizzare i mezzi a loro disposizione, però magari gli mancano le informazioni tecniche. Quindi questo progetto, con varie tappe di formazione, ha voluto formare un gruppetto di giovani che magari in futuro potrebbero proporsi come questa figura di consulente intermedio tra i due mondi.